esperimenti. Ieri ho lavato questa parte di pavimento ed è tornata così, perché c'è questo bianco che non se ne va, sembra calcare. Non so come toglierlo, lì ho provato con dell'acido addirittura, ma non è cambiato nulla. Però qua ho fatto una prova mesi fa. Ho verniciato con una vernice che ora non trovo. Ah, eccola, è qua sotto. Con 13S, qua sotto. La vernice è questa ed è molto vecchia, ma è fantastica. È una vernice inadeguata, lo so, però ha reso bene ed è diventata così. Prima era più lucida, ora è così perché ci ho camminato sopra col cemento, eccetera. Il risultato non è brutto, perché è diventata bella liscia ed è facile da pulire. Però questi due prodotti, uno è questo e l'altro è questo, che voglio provare su alcune pietre. Li ho provati qua, da una parte e dall'altra, e non vedo differenza ed è diventato tutto molto liscio e a quanto pare impermeabile. Per cui ora lo provo qui, su queste pietre, e vediamo che cosa succede. Vediamo se riesco a tenere un pavimento meno polveroso. Allora, proverò qui. Con questo vediamo, è una roba che diventa solida, però a quanto pare non dà. Intanto recupero quella del tappo e gliela metto così. Probabilmente sto facendo una stronzata, però mi sono detto, ma che cazzo me ne frega, tanto è già rovinato, prima o poi chissà verrà smantellato, ricoperto, questo pavimento verrà distrutto, non lo so, quindi perché non fare qualche prova? Provo qui così non ci cammino sopra. È bello, non è tossico, non ha odori di solventi, sembra quasi a base di acqua. Non male. Sì, forse ne ho messo un po' troppo. Potrebbe essere una discreta soluzione. Io mi sto spaccando le ginocchia nel frattempo. Ecco qua, interessante. Io l'eccesso lo metto anche da altre parti, così vediamo. Tra l'altro quella vernice di prima, quella vecchia, la Pengol, ci ha messo un paio di settimane ad asciugarsi, e questo non è fattibile, perché io qua ci faccio le cose, ho bisogno di camminarci. Ora, se questo asciuga in una giornata sarebbe una cosa buona, sarebbe una cosa buona. Ecco fatto. Pennello inadeguato, ma va bene. Ora invece questa parte la faccio con l'altro prodotto. Vediamo esattamente di cosa si tratta. Che cos'è questo che abbiamo appena messo? È una vernice acrilico all'acqua, infatti è a base di acqua. Applicato
su pareti rivestiti con materiali plastici, oppure direttamente su laterizio, mattoni, calcestruzzo, tufo, pietre, lucidante protettivo a base acquosa, pronto all'uso. Quindi adesso io posso, vabbè, posso pulire il pennello sciacquandolo. Guarda, questo lo faccio un attimo così. Ecco fatto. Vado a pulire il pennello e vediamo un po'. Ora invece prendiamo questo impermeabilizzante effetto barriera, vediamo. Prodotto idrorepellente, idrooleo repellente, altamente protettivo ad azione antimacchia e antiimbrattante perché impedisce qualsiasi infiltrazione. Alta repellenza, ostacola la penetrazione dell'acqua, pioggia, neve, ghiaccio, lavaggi, umidità ambientale, penetrazione di prodotti oleosi o vernicianti. Non forma pellicola, non macchia, non altera l'aspetto originale del pavimento. Ecco, questa è una cosa da vedere, perché invece la voglio alterare l'aspetto del pavimento. Pavimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, grass, marmi e graniti lucidati. Pulire le superfici da grasso e sporco. Sì, ok. Guarda, le sto pulendo subito. Pratica e facile da usare. Non mi sembra che sia tossico. Ah no. Contiene idrocarburi. Bene, come vedete siamo con gli idrocarburi qua. Questa cosa mi fa molto piacere. Quindi adesso chiudo tutte le finestre e insufflerò il prodotto. Quindi lo verso qui e ne applicherò una quantità proseguendo da questo lato. Fa un buon profumo. Bene, questo è molto più liquido. Vediamo un po'. Guarda qua, logicamente sto mischiando anche con l'altro, me ne sbatto. Mi piace, bagna bene. Sapete che vi dico, faccio anche questa. Vediamo. Ecco qua. La chimica, io amo la chimica. La chimica è vita. C'è stato un periodo negli anni 70 in cui la chimica tirava tantissimo e tutti gli studenti volevano fare chimica e la chimica avrebbe salvato il mondo, avrebbe creato dei prodotti meravigliosi. Oggi invece tutti sono contrari a qualsiasi cosa sia chimico, mentre in realtà oggi tutto è chimica ed è sempre stato chimica. Cucinare è chimica. Va bene, io ho dell'altro prodotto in più, lo metterò anche qui, sbattendomene. Mi piace questa cosa. Allora. Questo l'ho versato, quindi lo userò. Sto probabilmente facendo del danno. Questo profumo di idrocarburi che tanto mi piace.
questo punto lo provo anche su una parte di cemento qui di lato, vediamo come va. Molto bello, mi piace. Cosa accadrà? Perfetto. Ora pulisco questo. Devo pulire il vassoietto. E poi diamo un'occhiata. Non so se ho fatto un disastro, però secondo me no. Ora, è interessante che con pochissimo prodotto sono riuscito a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 mattonelle. Con pochissimo di questo. E quindi, chi lo sa, bisogna vedere com'è. Bisogna vedere cosa viene fuori. Spero che funzioni in qualche modo. Effettuare una prova, usare le dovute cautele. Vedremo. Questo vetrifica, però secondo me si esfolia. Questo invece penetra nella pietra, e quindi dovrebbe rendere impermeabile la pietra e quindi anche meno soggetta a impolverarsi o a creare polvere, chi lo sa. Però forse non diventa lucida o comunque più scura come lì. Chi lo sa, vedremo quando qua si sarà tutto asciugato con le finestre rigorosamente chiuse e insufflando i vapori. Nel frattempo che tutto ciò asciuga, stavo pensando a cosa fare con la situazione troiaio di Wojtyla, che date le ultime notizie assume un contesto diverso questa frase, ma lasciamo perdere. Questa mangiatoia, la maledetta mangiatoia, non fa altro che accumulare schifo, perché le cose che devo levare di mezzo le metto qui e quindi avviene nuovamente lo schifo. L'avevo sistemata e nuovamente uno schifo. Questo è sostanzialmente uno spazio morto, è uno spazio di difficile utilizzo. Il problema è che realizzato con questi massi enormi, e smontare questo oggetto vuol dire portare via una quantità di materiale mostruosa. Si tratta di trovare delle persone, pagare della gente, delle persone, degli specialisti per smontare questa parte di pietre e terra, perché dentro c'è lo schifo sicuramente, e quindi recuperare tutto questo spazio e magari recuperare e togliere anche questo mobiletto. Qua diventerebbe praticamente una parete scaffalabile, potrei mettere degli scaffali, potrei pulire meglio questa parete, sicuramente sarebbe tutto più organizzato, perché con degli scaffali qui le cose sicuramente starebbero meglio. Ora potrei mettere degli scaffali appoggiati qua dentro, corti, magari che arrivano a questo livello, sarebbe già qualcosa. Però rimane il fatto che questo è uno spazio inutilizzabile. Smontare e trasportare queste pietre, io una volta ho provato a spostare uno di questi pietroni, non proprio questi, ma ce n'era uno lì. C'era del masso lì, c'erano dei massi tipo questi, enormi. E no, non è fattibile, da solo non ci riesco, sono troppo pesanti. Per cui questi andrebbero smontati, possibilmente sani, perché potrebbero essere riutilizzati da qualche mio amico che deve costruire delle cose in campagna. Sono delle ottime pietre, sono squadrate. E quindi sinceramente non so. Un'idea potrebbe essere eliminare questa prima fila, arrivare a questo livello dove c'è il livello interno e quindi ottenere un letto di cemento su cui dormire, comodi. Però sì, sarebbe bello eliminare tutto ciò, creare dello spazio inutilizzato.
non c'è nient'altro da fare che eliminare tutto questo. Ora io stavo guardando questa pietra. Questa pietra è un pezzo unico. Mi pare di capire che sia un pezzo unico. C'è roba che devo eliminare. Questa pietra ad angolo, affanculo. Questa pietra ad angolo è un pezzo unico. Questo pezzo qua è un pezzo unico, non finisce qui, perché qui è tutt'uno, questo angolo è uno. Incredibile, quindi non hanno fatto il muro e poi hanno messo il blocchetto, no, l'hanno proprio fatto e arriva fino in fondo. Quindi questo coso è gigantesco, è scavato con l'angolo. Eh già, è un pezzo unico. Questo pesa tonnellate, sono tonnellate di materiale. Intanto trovo dei laterizi. Dato che pietre non ne posso spostare per ovvi motivi, mi sa che mi dedicherò a questa zona. Qui c'è tanta roba che voglio eliminare perché non la uso, la porterò da qualche altra parte. Creerò dello spazio, perché lo spazio è ciò che necessita purtroppo in questo luogo. Già lì ne ho creato, ma posso fare di meglio. Ecco, io la minchiata l'ho fatta, ho usato questo e vaffanculo. Così domani vediamo che cazzo è successo e magari, anzi, sicuro faccio anche l'altra parte. E questa parte l'abbiamo vetrificata. Alla fine ieri mi sono detto, ma che cazzo me ne frega? E quindi l'ho fatto tutto. Ieri sera con una fatica mostruosa e questo è il risultato. E devo dire che non è niente male. È già asciutto. E beh, io penso che così sarà più facile da pulire. Creerà sicuramente meno polvere e l'effetto che viene fuori, beh, è interessante. Le fessure qui sono chiuse. Ora probabilmente deve asciugare ancora un po', deve indurire. Adesso apro le finestre, faccio passare un po' d'aria. Non c'è nessun odore, questo prodotto è perfetto. Questa è una mattarella scura che avevo trattato prima e l'effetto è molto bello, però ci mette un mese ad asciugare, quindi no. Però va bene così, me la tengo così per adesso. Avrò sicuramente meno polvere. E sto pensando di fare la stessa cosa sul cemento qui. Ci posso già camminare sopra, è bello liscio. Ma preferisco non esagerare. Ma dato che la situazione è diventata insostenibile nella zona della mangiatoia, detta anche mangiatroia, io ne ho abbastanza e ho deciso che qua svuoto, elimino anche questo, elimino, procedo a eliminare. Eliminerò questa situazione e all'interno della mangiatroia io metterò uno scaffale, così avrò dei ripiani e sui ripiani potrò metterci le cose, gli oggetti, senza doverli buttare qua dentro come un troiaio di Wojtyla. Sono passate 2 ore e 45 minuti. 2 ore e 45 minuti per montare 3 scaffali. Perché? Perché non avevamo tutti i pezzi. Perché abbiamo 2 stecche di un tipo, una di un altro tipo e una di un altro tipo ancora. Quindi ho dovuto fare i buchi in questa. Ho dovuto adattare i buchi in questa, ho dovuto squartare, privare dei quarti questa,
Ovviamente mi mancano anche i bulloni perché non li ho trovati più. Perché? Perché ho messo in ordine, quindi non trovo più un cazzo. Sono passate 2 ore e 45 minuti di bestemmie, cacciavitate nelle mani, uso di avvitatore, trapano, punte da ferro, trucioli e bestemmie e poi ancora bestemmie. E abbiamo una schifosa parvenza di quello che potrebbe sembrare uno scaffale con il ripiano di sopra storto perché non c'è modo di adattarlo. Sto aspettando degli scaffali nuovi, ma io intanto voglio fare la prova. Voglio vedere cosa succede a mettere questo lì e smontare quello là. E quindi creare nuovamente un inferno. E già scopro, liberando questo spazio, che il lavoro che feci molto tempo fa di cementare questa base ha funzionato molto bene, perché è tutto perfettamente asciutto, non c'è umidità. Mentre un tempo, quando mettevo delle cose qua, mi si riempivano sempre di umidità, mi arrugginiva tutto, mi ammuffiva tutto. Invece qua non c'è assolutamente nessuna traccia di umidità, quindi ho fatto bene. E c'è un mio video passato in cui faccio questa stronzata di creare questo letto di cemento nella merdosa mangiatoia. Ho estratto il troiaio, ora io ho preso le misure. E questa altezza dovrebbe entrare qua sotto, ma sono sicuro che non c'entrerà e quindi bestemmierò fortissimo e sarò costretto ad abbattere tutto questo, il che forse è un bene. Ecco, io lo sapevo che partiva la vena devastazione e saccheggio, perché mi sono detto, io provo, vediamo cosa succede se tiro questo, e l'ho tirato con le mani e guardate, si è aperto. E ovviamente è uscito dello schifo, perché adesso qua si sta smontando tutto. E ora, io lo so che smontare questa mangiatroia è un lavoro della Madonna, ma qua vedo, scopro delle cose, scopro dei materiali. Produco del materiale, in questo momento sto, come vedete, producendo materiale e questo enorme masso si è spostato ed è tutto un pezzo unico ed è un oggetto gigante. E io sto pensando, se questi massi io li rimuovessi e li mettessi fuori, anzi, fuori! Almeno per il momento. Bah, adesso ci ragiono un po' su. Forse per ora è meglio non toccare, però. E questo si muove? Questo in teoria si muove pure lui, guardate, viene giù. Viene via del materiale. Quindi questo è completamente libero e mobile. Potrei effettivamente togliere il terriccio che cade, perché è terriccio, questo non è cemento, questa è merda. Infatti ora darò una pulita, perché questa è tutta terra che mi si spolvera ogni volta. Però questi massi sono pesanti, questo è veramente pesante. E guardate, qua si è proprio separata la parte di sotto. Molto interessante. Veramente molto interessante. Vediamo se riesco davvero a fare del danno. Abbiamo deciso di fare danno? Faremo danno. E al pari di uno scavo archeologico, guardate cosa scopriamo. Intanto che qua c'è, scavato nella pietra, c'è un fidel incastro, come potete vedere. Ma ho scoperto che c'è anche qui. Vedete? E quindi molto probabilmente c'è anche qui. Esatto, solo che dalla parte opposta. Tutte queste pietre non sono semplicemente poggiate, ma hanno degli incastri
dei fidel incastri. Questo è molto interessante. Vedete che già ottengo del materiale. E qua si scoprono sempre più cose, praticamente non sono incastri che entrano di pietra, ma sono incastri di cementazia. Praticamente hanno fatto i solchi da un lato e dall'altro e poi dentro ci colano, ci hanno colato del cemento, del gesso, con delle pietre. Vedete, hanno fatto una colata di cemento dentro, questo stava qui. Quindi hanno cementato tra di loro le pietre mettendoci in mezzo questa roba che, come vedete, ha la consistenza del peto, contiene peto e pietre. È particolare, veramente particolare, per tenerle insieme meglio probabilmente. Ora questa sono riuscito a muoverla agevolmente, devo dire è un pietrone che posso mettere fuori per ora. Potrei rimuovere questa, e forse questa che è bella grossa, e ottenere dello spazio, per intanto, per il momento. Questa è gigantesca, io non so come andrà a finire questa storia, forse sto facendo del danno o del lavoro inutile, non lo so, però vedremo. Siamo a buon punto nella devastazione, nel saccheggio, e abbiamo fatto una scoperta archeologica. Qui c'è della paglia, originale di quando questa era ancora una mangiatoia. Guardate, questa è paglia, la paglia, come si suol dire. Guardate la paglia della mangiatoia qui, in questi interstizi, tra le pietre, vedete, c'è questa paglia. È abbastanza incredibile. Questo masso è molto grosso, questo non riuscirò a spostarlo, non so. Forse lo girerò di qua e terrò chiusa questa parte per ora e userò solo questo slargo per usare meglio lo scaffale, così com'è, lo pulisco e per ora rimane così. È un'idea, è uno schifo, però certe cose si fanno. In questa nostra avventura di sbancamento fai da te, che tutto sommato non è venuta nemmeno male. Abbiamo ricavato una poltrona di pietra, come potete vedere, una comoda poltrona di pietra con due braccioli di masso, ma abbiamo anche trovato degli artefatti, guardate, questi incredibili artefatti, sono dei meravigliosi tappi di bottiglia. Peccato che non sono leggibili. E poi c'è questo strano oggetto, vedete che mi si rompe nelle mani, sembra di metallo, di ferro, ma questi sono veramente incredibili. Forse qua riusciremo a capire qualcosa. Questi li studieremo dopo. Mi merito veramente un applauso. Bravo per avere costruito il divano di pietra. Guardate che meraviglia. Un divano di pietra. Ah, posso sedermi comodamente sul mio divano di pietra. Che comodo. Dunque, molto comodo, vedete? Ah, posso rilassarmi sul mio divano di pietra. Ah, finalmente! Che meraviglia! Questo divano di pietra. Notevole. Veramente notevole. Veramente comodo. Tornando invece agli artefatti, ho scoperto una cosa, che questo tappo è recente perché ha
la guarnizione interna di gomma, di plastica, di quel cazzo che è. Ed è completamente distrutto, vedete, dalla ruggine. Mentre questo in realtà è molto più antico come tappo di bottiglia, perché ha la guarnizione di sughero. Guardate quello che sembrerebbe sughero, o comunque una un qualcosa di molto più spesso. Sembra sughero, però forse anche questo è gomma. Però sicuramente questo tappo è più antico. Sì, si distrugge tutto, vedete. Ecco, questo è il materiale della guarnizione. Dovremmo fare un'analisi qualitativa per capire, ma penso che me ne sbatterò. E chissà quanti altri meravigliosi tesori sono nascosti lì sotto. Ecco, lo sapevo, uno non può comprare un divano che subito si riempie di roba. Ah, e vabbè, comunque scherzi a parte, vittoria. Vittoria socialismo lui. Perché qua abbiamo veramente detenuto la vittoria. Gli scaffali contengono cose e sono tutte accessibili a portata di mano. Il Dremel, posso prendere e fare scorrere il Dremel avanti e indietro, avanti e indietro. Con la sega a portata di mano è qui. Ora questa è una sistemazione provvisoria, logicamente, perché c'è questo piccolo spazio. La sega può finire qui, per esempio. Questo può finire sotto e questo anche. Facendo bestemmie. Comunque, sì, piano piano, in realtà questo se ne deve andare o deve essere spostato da qualche altra parte, perché è un mobiletto a cui tengo. E probabilmente qua ci vorrà uno scaffale accanto e allora veramente sarà una meraviglia. Bisognerebbe rimuovere questo in modo da arrivare qui. Però può essere comodo per adesso, per tenere questa, che andrebbe rimessa a posto perché gli è saltato il freno anni fa. Non so bene com'è combinata, vedremo. Però sì, ci siamo, va molto meglio. Qui c'è un troiaio, però si vedrà. Bene, questo è tutto per adesso. Adesso magari ho già dato una pulita. Il pavimento così lucido è molto più facile da pulire. Ora qui ovviamente sono caduti altri calcinacci, perché basta toccare questa pietra che cade roba da qui. Ma me ne sbatto.